Bentornate e bentornati a Caffè Blu, amici e amiche di RBE Radio e TV, in diretta in radio e in TV sul canale 87. Potete guardare e ascoltare le nostre trasmissioni in provincia di Asti, Torino e Cuneo. E siamo in provincia di Cuneo, a Saluzzo, per Uvernada 2022, appuntamento con la festa Ludalfin, che aprirà con gli stage di danza di Daniela Mandrile. Buongiorno Daniela. Buongiorno, buongiorno. Ben arrivata a Caffè Blu su RBE. È un piacere sentirci per raccontare quella che è davvero l'anima della festa occitana, del festin, no? come si suol dire, la danza occitana. So che oggi sarai protagonista, insomma guiderai i curiosi e curiose danzatori e danzatrici in questi due stage di danza, o di danze al plurale. Di danze. Oggi inizieremo, allora c'è stata questa piccola improvvisata, questa parte in più che abbiamo pensato di aggiungere allo stage, che effettivamente inizierà per tutti alle ore 18. Alle ore 17 farò un piccolo stage per un gruppo di ragazzi disabili che avevano piacere di partecipare a questo stage di danza, e allora ho fatto questa proposta di iniziare un'ora prima per fare qualcosina anche con loro, che saranno delle cose più semplici, più facili da eseguire. E mentre a partire dalle 18 ci sarà l'appuntamento, insomma, con il primo degli stage di questi stage di danza, in particolare su cosa sarà basato? Allora, lo stage quest'anno verterà su alcune danze della Guascogna. Abbiamo fatto negli anni scorsi stage di danze di Curentesi, danze delle valli. Quest'anno abbiamo pensato di imparare di proporre delle danze nuove, come il Branlù, che è una danza molto socievole, possiamo dire, di gruppo, e un'altra danza che invece sarà il Congo de Luxei. I Congo sono delle danze come delle quadriglie figurate. Questo è un nuovo Congo. Noi tutti negli stage di danza occitane danziamo il Congo de Capsieux. I Congo sono delle danze che prendono il nome dai paesi dove sono nati, dove sono stati creati. Questi sono paesini nella zona, nelle lontane lande di Gascogne, però dove si parla l'occitano, naturalmente, dove ci sono tutte queste tradizioni di ballo. E oggi faremo il Congo de Luxei, che è un altro paese da dove arriva questo Congo. Allora, solo in breve, prendiamo il mappamondo, dov'è la Guascogna? Allora, la Guascogna è l'estremo ovest occitano, giustamente, sì. Ecco, noi, le nostre valli segnano... Spagna, in Francia. Allora, le nostre valli segnano il confine orientale dell'Occitania, e andando verso, passando in tutta questa area sud della Francia, la Guascogna è l'estremo ovest, praticamente è l'Aquitania, confina con, sotto Bordeaux, con l'Oceano Atlantico e quell'area lì. E le Landes sono tra la zona atlantica e i Pirenei, in questa zona. Sai cosa mi incuriosisce, Daniela? Il fatto che queste danze, le curente, abbiamo ascoltato prima Dino Trone che ha suonato appunto un paio di questi inviti alla festa, perché a me piace sottolineare anche questo, come siano davvero radicati nella cultura e nella tradizione, e siano, se vogliamo, anche simili. Anche se distanti geograficamente, si ritrovano, ci sono degli aspetti che tornano e che si legano, ed è meraviglioso tutto ciò. Tantissimo, noi abbiamo delle danze qui nelle nostre valli, in Val Varaita, in Val Po, sì. In diverse vallate, che sono delle danze figurate, come esistono, come le danze, che è la danza che insegnerò oggi nell'area guascone. Tutte queste danze che somigliano delle quadriglie, ovviamente poi le danze assumono il passo locale, quindi nelle nostre valli assumeranno il passo, per esempio, tipico della Val Varaita, nell'area delle Lande di Gascogna avranno il passo del rondò, che è una danza tipica guascona. Meraviglioso. Insomma, quello che potremo vivere oggi pomeriggio qui a Saluzzo per Uvernada sarà una vera e propria immersione nella danza, nel mondo della cultura, della musica, della festa occitana. Le danze occitane coinvolgono persone di tutta l'età, Daniela? Sì, tantissima gente. Quest'anno ai miei corsi ho tantissima gente iscritta, e poi soprattutto quest'anno sono veramente stupita perché ho sempre un pubblico più giovane. Ogni anno arrivano i giovani, e questa è una cosa che mi fa veramente piacere, perché inizialmente c'era gente magari un pochino più di età, un pochino più avanzata, un pochino più age, e invece adesso abbiamo tantissimi giovani, bellissimo. Ci si diverte tantissimo. Ok, per avere delle informazioni sui tuoi stage di danza, sei presente sui social? Sì, io sono presente sui social.
social, su vabbè, Daniela Mandrile su Instagram, poi su Facebook, e poi ho il mio sito www.danielamandrile.it, dove sono spiegate tutte le mie attività. Io faccio questo di professione, okay. E quindi giustamente è tutto spiegato lì, non sto a elencare tutte le cose che farò, perché faccio tantissime attività inerenti alla danza. Ecco, la danza occitana, le danze occitane al plurale, che potremo vivere appunto a partire dalle 18 per la prima giornata, il primo giorno di Uvernada 2022. Abbiamo presentato alcuni aspetti che riguardano la cultura legata alle danze occitane con Daniela Mandrile, insegnante che ci ha accompagnato alla scoperta di questo mondo così affascinante. Daniela, io ti auguro di avere sempre lo stesso entusiasmo, anzi la voglia di scoprire ancora tante novità in questo mondo così affascinante delle danze occitane. Grazie Daniela. Grazie a voi, grazie.